Questo coordinamento è nato a maggio, un coordinamento di carattere nazionale, in seguito a un questionario che è girato nelle scuole tra gli studenti di tutta Italia, a partire dal quale il 2 maggio c'è stata l'assemblea che ha dato vita al coordinamento. Il coordinamento quindi nasce durante l'emergenza sanitaria, in un contesto in cui era urgente affrontare una discussione su quella che è stata la gestione disastrosa dell'emergenza sanitaria e quali sono state le ripercussioni che ha avuto sulla scuola, le ricadute sulla scuola. In particolare, in quel contesto denunciavamo tutte le difficoltà legate alla didattica a distanza, difficoltà che oggi, con la chiusura temporanea, ma che, dato il precipitarsi degli eventi, probabilmente non sarà temporanea, non riguarderà solo la Campania. Difficoltà che si ripresenteranno negli stessi termini che abbiamo già incontrato a marzo. E per questo motivo sentiamo l'esigenza di discutere, di aggiornare una discussione che per noi è partita a maggio. ALT si è dotato di una piattaforma, di punti attorno a cui strutturare la nostra campagna, la nostra lotta. Questi punti sono stati sintetizzati in un volantino che abbiamo diffuso fuori le scuole di tutta Italia a partire dall'apertura delle scuole. Quindi questo coordinamento studentesco vi propone oggi un'analisi, vi propone un programma che ovviamente viene arricchito dalla discussione così come è stato finora. L'ultima assemblea c'è stata il 2 ottobre e questo appunto il fatto che ci sia un programma, che ci siano dei punti, non vuol dire che non c'è dibattito anche oggi, anzi l'invito a tutti ad intervenire per dare un contributo, per arricchire questa piattaforma. Ci saranno in questa assemblea anche dei docenti, perché il costo, il peso dell'emergenza cade anche su di loro. Quella che è la condizione di precarietà in cui vivono è percepita dagli studenti. Ci basta pensare a quanti docenti cambiano ogni anno, quanti non ci sono, quindi alle cattedre scoperte, per renderci conto di quanto sia strutturata la precarietà dei docenti nelle nostre scuole. Io mi occuperò di moderare questo dibattito, vuol dire che silenzierò i vostri microfoni e li attiverò per darvi la parola, così da garantire un po' di ordine alla discussione e permettere che tutti possano intervenire, che ci sia spazio per tutti. Introduce il dibattito Salvatore Maietta, che è uno studente della provincia di Caserta, a cui lascio la parola. Ovviamente per segnarvi basta scrivere in chat o alzare la manina e io vi darò la parola secondo l'ordine in cui chiedete appunto la parola. E quindi do adesso la parola a... Mi si sente? Sì. Perfetto, allora. Intanto salve a tutti, come ha detto Federica, mi chiamo Salvatore Maietta, sono uno studente di Caserta e faccio parte chiaramente del coordinamento Alziamo la Testa. Allora, la Campania ad oggi è la regione che può contare più contagi in Italia. Il bollettino di ieri segnalava un aumento di 1541 casi per un totale di 32.000 contagiati nella nostra regione. E il presidente De Luca, per a suo dire arginare questa curva sempre crescente di contagi, ha sfoderato quello che è l'ordinanza regionale numero 79, che tutti conosciamo e che prevede come suo apice, come suo punto massimo, quella della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e quindi l'adottare la didattica a distanza. Intanto questa mossa ci fa capire una cosa, che nello Stato, nella regione, sono stati in grado di gestire la situazione d'emergenza. E non sono stati in grado di farlo per una semplicissima ragione: non hanno fatto assolutamente nulla, nulla che realmente è stato in grado di far sì che i traguardi raggiunti con il lockdown, principale possano essere stati mantenuti nel corso del tempo. E per prova di questo, insomma, basti pensare che la Campania, la nostra regione, fino a qualche mese fa era la regione che forse meglio fra tutte aveva gestito la curva dei contagi e che adesso invece è la peggiore, proprio perché tutte le politiche, o meglio l'assenza di queste politiche da parte dello Stato e della regione, non hanno fatto nulla per arginare la curva dei contagi. E quindi possiamo dire una cosa con certezza: questa chiusura, la chiusura della scuola, sarebbe stata evitabile iniziando ad investire pesantemente in degne misure anti-Covid. E questi investimenti potevano iniziare appunto dalla scuola. La situazione in cui vige la scuola della nostra regione
storicamente è noto a tutti, a partire dall'edilizia. L'edilizia scolastica è una vecchissima ferita della nostra regione che non solo è ancora aperta, ma adesso col Covid si è ritrovata una spada nella piaga, possiamo dire. Intanto tutti, la maggior parte dei nostri edifici scolastici risalgono ad epoche, possiamo dire, antiche. Alcuni edifici sono dell'Ottocento e nascevano come ospedali, monasteri, prigioni, che poi sono stati riconvertiti in scuole. E già di base queste scuole, che in tempi normali non potevano gestire il sovraffollamento di studenti creato anche dalle leggi di autonomia scolastica, adesso chiaramente viene da sé, con il Covid sono diventati un qualcosa di insostenibile. E ribadiamo come per l'edilizia nulla sia stato fatto, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione scolastica, ogni istituto ha agito nella completa anarchia nei confronti degli altri istituti. Non c'è stato un vero coordinamento fra le scuole, né tantomeno un coordinamento con i trasporti. Il lockdown, quindi, possiamo affermare che è in generale sia totale, come l'abbiamo visto nei primi mesi del 2020, sia settoriale, come lo è in questo periodo, una misura in cui lo Stato o la Regione, in base ai casi, ammette di fatti la propria colpa. Dice: non siamo stati in grado di gestire al meglio l'emergenza, quindi siamo in una situazione disperata, dobbiamo instaurare questo stato di cose, il lockdown, che è di fatti qualcosa di una situazione, come ho già detto, d'emergenza, e pace. Questo è quello che il massimo che possiamo fare attualmente. Quindi per molti si potrebbe dire che questa chiusura delle scuole è un male necessario, lo dobbiamo superare, e appunto è necessario affinché si superi la pandemia. Ma la realtà dei fatti è ben diversa. Ed è ben diversa perché se le scuole sono chiuse, tutto il resto della campagna è attualmente aperto. Le attività produttive, le attività commerciali e anche i settori della logistica e dei trasporti, su cui, ribadisco, nessuno ha mosso un dito. E la questione dei trasporti anche è tragica, tranquillamente possiamo dire tragica. I problemi in campagna di disorganizzazione, arretratezza dei mezzi e ritardi, inefficienze, rimangono, come rimane il sovraffollamento nei pullman, soprattutto quando andavamo ancora a scuola in presenza, tantissimi studenti lamentavano questo fattore. E in più, come segnalano da tantissimi, soprattutto località di paese, quindi paesini, località rurali, sono state tagliate moltissime corse. Come se non bastasse, uno dei fattori più importanti per quella che dovrebbe essere una società efficiente, ossia la sanità, anche sono in rovina. E sono in rovina storicamente anche grazie al nostro amato governatore De Luca, il quale da quando siede alla presidenza della Campania ha attuato tantissimi tagli nei confronti dell'istruzione. Con alcuni dati alla mano posso dirvi che se nel 2011 i medici erano più di 10.000, mentre gli infermieri quasi il doppio, nel 2017 8.800 sono diventati medici, quindi sono calati di circa 1.200, mentre gli infermieri di 18.000, anche lì c'è stato un grande taglio del personale. Mentre nel complesso si sono persi, sempre nell'arco di questo periodo, circa 1.000 posti letto. E questo siamo stati fortunati, perché se la pandemia, il Covid, avesse colpito noi come nei primi tempi, come ha colpito la Lombardia, probabilmente saremmo collassati. Continuando, però possiamo anche dire, vabbè, questi qua sono eventi appartenenti al passato, le situazioni sono cambiate, le politiche sono cambiate. E invece no, perché risale al 21 ottobre, quindi 2 giorni fa, la notizia che nella città del Salernitano di Vico Equense, sotto ordine della regione, veniva chiuso il pronto soccorso. Fra l'altro senza neanche avvisare il sindaco che ha protestato. Viene chiuso un pronto soccorso in una situazione in cui siamo, ripeto, la regione con più contagi in Italia, e in cui sia i morti che i sintomatici stanno salendo i numeri. Ed è ridicolo fare un qualcosa del genere. La morale della storia quindi qual è? Cosa possiamo dire a riguardo? Che forse gli studenti non prenderanno il Covid a scuola, ma lo prenderanno a casa da un genitore che, nel caso è un lavoratore, è un pendolare,
e rischierei di trasmetterglielo, e paradossalmente rischieremo di doverci spostare chissà quanto per farci curare in un ospedale, perché quello della nostra città sarà chiuso. Attualmente quindi la Campania, con al suo seguito per il momento solo la Lombardia, che ha chiuso le superiori, mentre qui da noi sono chiuse quasi tutte le scuole, stanno portando avanti l'istruzione tramite didattica a distanza. La didattica a distanza, da noi il coordinamento alto, è stata fortemente criticata, perché durante il lockdown principale ci ha posto dinanzi ad alcuni scenari agghiaccianti. La didattica a distanza può non essere un problema per quelle famiglie ricche, per quelle famiglie che possono permettersi un computer, una connessione, tante stanze in cui uno studente può studiare appunto in tranquillità, ma invece è un grave fardello per tutte quelle famiglie più desideratate, più povere, figli di operai e lavoratori. Perché difatti non tutte le famiglie possiedono un numero sufficiente di computer, telefonini o anche la stessa connessione che permette di collegarci per poter seguire tutte le lezioni. E ovviamente può capitare anche che ci sono famiglie che hanno più di un figlio, è una cosa normalissima. E molti di questi hanno la necessità di avere tanti mezzi, tanti spazi e una connessione forte per potersi collegare tutti quanti contemporaneamente, cosa che in realtà non hanno. Alcuni dati recenti dicevano che in Italia circa 3,5 milioni di famiglie non riescono a sostenere la didattica a distanza. Questa cosa, a cosa ci porta? Ci porta a un enorme pericolo. Pericolo per cosa? Per il diritto allo studio. Difatti queste modalità rischiano di incrementare l'abbandono scolastico già forte, soprattutto nelle nostre zone, e che gli ultimi dati Istat ci segnalano come il 14,5% in Italia, e la statistica sale a 18,5% qui in Campania per quanto riguarda l'abbandono scolastico, mentre la media europea si limita a un 10%. Sempre in merito a questa situazione, molti sostenitori del governo di De Luca festeggiano i bonus che la regione ha dato alle famiglie, quelle dall'ISEE più basso, che vanno dai 300 a 500 euro in base all'ISEE, ma anche qui, per quanto alcune famiglie possano in effetti essere aiutate, altre si troveranno con una situazione che principalmente non cambia. Quante famiglie hanno due o tre figli che si devono collegare? Semplicemente questi 500 euro non servono a nulla. Lo Stato e la Regione soprattutto non sono state in grado di garantire il diritto allo studio. Infine, da tenere conto anche un altro dato per quanto riguarda la didattica a distanza. Noi dobbiamo considerare che questa didattica metterà in enorme difficoltà tutti quegli anni che principalmente sono il primo e l'ultimo anno delle varie scuole. L'ultimo anno, perché per esempio i ragazzi che dovranno fare la maturità quest'anno non sanno proprio che pesci prendere, non sanno come organizzarsi, la qualità dello studio con la didattica a distanza inevitabilmente cala, mentre i ragazzi del primo anno si possono trovare in enorme difficoltà con l'approcciarsi alla nuova scuola, e con questa logica ci si riferisce soprattutto a quei bambini più piccoli che per esempio possono aver iniziato quest'anno la prima elementare. Come può un bambino di prima elementare, che fino all'anno scorso stava all'asilo, imparare le letterine, a fare i conti, le basi della cultura essenziali per potersi evolvere davanti a uno schermo? Ed è essenziale che ci sia almeno un genitore ad assisterlo. Solo che la cosa viene da sé: i genitori sono costretti a lavorare e costretti per mantenersi, per vivere. E qui possiamo introdurre anche un altro discorso. De Luca con questa ordinanza ha fatto il classico passo più lungo della gamba. Probabilmente nei suoi piani originali c'era l'idea di voler mantenere la figura dello sceriffo, la figura che si è costruita nei mesi di lockdown di protettore della Campania, ma in realtà con la chiusura delle scuole si è inimicato davvero tantissimi strati della popolazione, e al di là di noi studenti e della rabbia che ha provocato, anche appunto i genitori si sono visti costretti a scendere in piazza e protestare. Difatti, penso che tutti abbiamo visto i presidi contro De Luca svoltisi soprattutto a Napoli.
E difatti è normale, perché un genitore poi si vede costretto a dover scegliere se lavorare e portare il pane a tavola oppure restare a fianco a suo figlio nella DAD, che rischia di non avere le competenze culturali necessarie per evolversi come un cittadino per la nostra società. Assieme ai genitori però sono scesi anche i professori che noi molto spesso come studenti vediamo come nostri avversari, ma che in realtà sono praticamente sulla nostra stessa barca. Si sono visti davanti a una realtà che anche loro condividono i nostri stessi disagi, e soprattutto il personale scolastico, come il personale ATA, vede essere messo a rischio il proprio stipendio. In più c'è un altro fattore da tenere in considerazione. De Luca è stato attaccato sicuramente, anche dal padronato, da tutti quei capi d'azienda, di negozi, che vedono la propria mano d'opera, quindi ciò che gli consente di avere un guadagno, essere messa a rischio. Perché? Perché appunto può rinunciare al lavoro per stare a casa con i figli. E da tutto questo insieme di pressioni, infatti, si è visto che il governatore aveva iniziato un poco a mollare la presa e intanto aprire gli asili e poi comunicare come entro il 26-27 probabilmente si sarebbero aperte le elementari e le scuole paritarie. Solo che adesso forse questa situazione si andrà a mutare con le recentissime notizie di qualche ora fa. Dunque, questa situazione nel suo complesso ci disegna un quadro ben chiaro, un quadro che noi dobbiamo tenere a mente molto attentamente, perché è un qualcosa che non tutti ci possono arrivare, ma purtroppo è la realtà dei fatti. Ossia, il problema di fondo della gestione del Covid in generale, ma nella fattispecie ad oggi della Campania, non dipende da un singolo uomo o da un singolo partito. Se al governo non ci fosse stato De Luca, probabilmente si avrebbe avuto uno scenario vagamente diverso, ma nel complesso uguale. Perché in effetti il problema non sta in chi ci governa personalmente, ma sta nel nostro stesso sistema. Il problema che affligge tutti noi ugualmente è nelle diseguaglianze del capitalismo. Quindi, siamo in un sistema sociale che mette da sempre il profitto davanti al bene del pubblico, al bene comune. In questo caso, nello scenario del Covid, anche davanti alla salute. E tutto ciò che è stato detto prima è nella prova. Tutto quello che non è stato fatto perché evidentemente c'erano altri campi che portavano più guadagno. Il capitalismo, inoltre, crea delle crisi cicliche in cui penso che tutti quelli della mia generazione nati nei primi anni 2000 vivino da sempre. Nessuno di noi sui 17, 18, 16 anni ha mai vissuto un periodo di benessere economico reale. Siamo sempre vissuti in questa situazione di perenne crisi. E queste crisi, inevitabilmente, quindi, portano a fare tutti i tagli all'istruzione, alla sanità e ai trasporti a cui siamo abituati e che, con il passare del tempo, si vanno a coagulare in queste situazioni che vediamo oggi, in queste situazioni. Noi studenti abbiamo il sacrosanto diritto e dovere di fare la nostra parte. Non è che noi abbiamo voglia di denunciare questo sistema e di rompere con questo sistema, noi abbiamo la necessità di farlo, la necessità per poter vivere da esseri umani in un futuro. Il futuro è nostro, non dei vecchi che adesso ci governano. Questa situazione del lockdown qui in Campania sta creando uno stato di malessere generale fra i giovani. Giovani che si vedono la loro vita sociale drasticamente ridotta giorno dopo giorno, e la scuola è stata un enorme colpo in quest'ambito. E ovunque si parli, ovunque si giri la testa, ci sono tristezza, sconforto, depressione. Moltissimi studenti si stanno ritrovando persi in questa situazione. Ebbene, quello che noi siamo qui a dirvi è che non ci dobbiamo lasciare abbattere, perché esiste una soluzione e noi possiamo portare avanti questa soluzione. La soluzione è rompere con questo sistema sociale, romperci definitivamente e prendere noi le redini della società. Le nostre posizioni devono essere chiare. Ma quindi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo iniziare una difesa sfrenata al diritto allo studio,
non è possibile che le scuole chiudano e che si attuino tutti i processi di didattica a distanza che abbiamo visto. E per evitare la chiusura delle scuole, appunto, servono le migliori norme anti-Covid possibili, un enorme piano di investimenti nell'edilizia, oppure, quando questo non è possibile, riconvertire spazi pubblici o privati che sono attualmente abbandonati. I dati del CESCAT informano che in Italia ci sono circa 2 milioni di edifici abbandonati, del tutto vuoti, e una soluzione che dobbiamo avanzare è quella di riconvertire quegli spazi in aule e spazi per la scuola. Ciò non di meno c'è da dire una cosa importantissima: noi non siamo neanche dalla parte della ministra Azzolina, ministra alla quale sta portando avanti questa propaganda di scuola come luogo sicuro, ma la realtà è ben diversa. Nei primi giorni di ottobre si segnalavano tantissime scuole chiuse per Covid e ancora di più che avevano classi chiuse per via della quarantena, cioè per via di alunni che erano positivi. In più è chiaro, come detto prima, che la Azzolina stia facendo solo il gioco dei padroni nel mantenere le scuole aperte, appunto. Quindi la prima cosa, una delle rivendicazioni più importanti che dobbiamo avanzare è quella di poter decidere noi studenti, assieme ai professori e al personale scolastico, quale sia il momento giusto per chiudere o meno la scuola. Quindi instaurare all'interno della scuola degli organi decisionali democratici che possano gestire appunto le emergenze. Ma appunto una chiusura del genere non deve essere una chiusura ipocrita come quelle là che stiamo vivendo attualmente, e quindi c'è la necessità di attuare, nel caso ci sia una situazione di emergenza, una chiusura generale. Ma come definire una chiusura del genere? Semplicemente distaccandosi dalla logica del profitto che porta i lavoratori ad andare in fabbrica e lavorare nonostante una situazione di pericolo, e quindi distaccarsi proprio dai padroni, e anche nelle fabbriche instaurare questi organi democratici in cui i lavoratori stessi saranno loro a decidere in che modo gestire la fabbrica, in che modo regolare la produzione affinché soddisfi i bisogni di tutti, e soprattutto se chiudere o meno. In più c'è bisogno di almeno altre due cose fondamentali: un implemento e un piano di modernizzazione e ampliamento dei trasporti pubblici. Come abbiamo detto prima, la situazione è degenerante e i trasporti pubblici ad oggi sono uno dei vettori più grandi per il virus. Quindi abbiamo bisogno di aumentare i numeri dei trasporti, aumentare la qualità dei trasporti. Sono tantissimi i mezzi antiquati che vediamo circolare, e quindi abbiamo bisogno di un surplus su questo, come abbiamo bisogno di un surplus sulla sanità, e non solo per prevenire eventuali altre ondate o aggravarsi della curva dei contagi, ma anche per poter monitorare tutti i contagi e riuscire a isolarli e quindi non far propagare ulteriormente il virus. Per fare questo chiaramente serve un ingente somma di risorse, di soldi principalmente, e per fare tutto ciò noi chiediamo che vengano stanziati sia i soldi pubblici, quindi che vengano diretti piuttosto che da altre attività che attualmente pure sono in atto, per esempio la spesa militare, vengano ridiretti a questi bisogni di prima necessità, ma non solo i soldi pubblici, chiediamo anche che vengano usate le risorse dei privati, e sinceramente penso siamo un po' tutti stanchi di sentire le lamentele dei miliardari che, poverini, sono costretti a spendere i loro soldi per il bene pubblico. Basti pensare solo che durante la pandemia, mentre noi eravamo chiusi in casa, loro sulle nostre spalle hanno guadagnato. Il patrimonio dei più grandi miliardari al mondo in questo periodo, nel periodo del lockdown, è salito di una cifra enorme, di 10.200 miliardi di dollari. Ed è chiaro capire come con anche solo una piccola parte di questo capitale si possano fare grandi cose per la comunità. Quindi possiamo dire con assoluta certezza che la vera medicina per questo virus non è da cercare in un vaccino o qualcosa di simile, ma in un radicale cambio di sistema. Per far ciò c'è bisogno del contributo di tutti. La spinta, come sempre, deve venire dal basso, dagli studenti
che si coalizzano, che lavorano assieme appunto ai lavoratori, alla classe operaia. Purtroppo, come le notizie dalle ultime ore ci confermano, ci vorrebbe essere un'altra chiusura, un altro isolamento molto più forte di quello che stiamo vivendo attualmente. In questo caso il mio appello è a non demoralizzarci. Anzi, proprio in questa fase sta a noi scendere in piazza, manifestare, ma soprattutto organizzarci, studiare, capire i funzionamenti di questa società per poterla cambiare. Quindi il mio appello va a tutti gli studenti qui presenti: lottate, continuate a lottare, e il nostro imperativo al momento deve essere quello di organizzarci. Alziamo la testa, grazie. Grazie Salvatore, adesso c'è Vincenzo Mandarano. Un attimo che devo sbloccare gli audio. Ok. Ok, mi sentite? Sì. Ok, allora mi presento, sono Vincenzo, scusate se non posso attivare la telecamera e faccio parte appunto di Sinistra Classe Rivoluzione. Io partendo dal quadro della situazione che giustamente descriveva Salvatore, volevo rincarare la dose per quanto riguarda uno degli aspetti che già veniva toccato nella relazione, ma è cruciale di fatto in questa discussione che affrontiamo oggi e che riguarda in particolare lo stato disastroso, potremmo dire, in cui versano i trasporti nella nostra regione. Un problema che di fatto risale a ben prima che scoppiasse appunto la pandemia di Covid, ed è un problema veramente atavico che affligge la nostra regione in particolare, se pensiamo appunto allo stato appunto vergognoso in cui migliaia di persone, studenti, lavoratori, pendolari di ogni sorta sono costretti a viaggiare appunto alle condizioni in cui versa il trasporto pubblico in generale. Trasporto che in realtà non possiamo nemmeno più di fatto definire in realtà pubblico, quanto piuttosto a fruizione pubblica, perché di fatto sono state attuate nel corso degli anni una serie di privatizzazioni che hanno falcidiato di fatto lo stato dell'arte per quanto riguarda sia il trasporto su gomma e quindi degli autobus, sia il trasporto ferroviario e tranviario. In particolare, a partire dal 2012 già interveniva la prima riforma di privatizzazione per quanto riguarda il trasporto regionale. Ricordiamo che la regione di cui De Luca è presidente, che si vanta pubblicamente propagandando di aumentare il trasporto pubblico, e sentiamo spesso vari spot del presidente, sono stati inviati nuovi treni, entrando in funzione dei treni, di fatto questo tipo di propaganda è fermamente smentito da chiunque, diciamo, possa avere un contatto diretto e toccare con mano la situazione del trasporto pubblico. Chiaramente questa situazione, secondo me, vergognosa veramente, è ancora di più appunto acuita, e chiaramente tutti i limiti vengono fuori in una fase difficile come quella del Covid. La problematica dei treni sovraffollati, che sono dei veri e propri carri bestiame di fatto, delle corse che saltano, dell'impossibilità dunque in questo periodo di mantenere il distanziamento sociale, è una cosa che risale appunto agli albori, diciamo, della privatizzazione del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la Campania, in particolare le due tratte più frequentate, che sono quelle coperte dalla Cumana e della Circumvesuviana, già nel 2012 venivano privatizzate sotto il nome di Ente Autonomo Volturno, che è la società che si occupa attualmente di quella gestione e che dipende di fatto direttamente dalla regione. Tutto si può dire e chiunque lo può verificare, diciamo, viaggiando, fuorché che appunto De Luca, a dispetto della propaganda che porta avanti anche in questo periodo di pandemia, abbia di fatto migliorato il servizio. Dietro lo spauracchio dell'abbonamento che viene concesso così in termini di beneficenza agli studenti in maniera gratuita, si nasconde in realtà una situazione ancora più disastrosa del decennio precedente per quanto riguarda tutte le problematiche, a partire appunto, ripeto, dal sovraffollamento, dalle corse che saltano e da tutti i problemi che gli studenti, in particolare anche quelli delle scuole, appunto, dei licei, conoscono bene. A ciò si aggiunge anche chiaramente la problematica del trasporto cittadino. Mi riferisco specificamente alla città di Napoli, dove fino all'anno scorso vigeva ancora diciamo, una forma di trasporto pubblico
pubblico, diciamo per modo di dire, e mi riferisco all'ANM, l'Azienda Napoletana per la Mobilità, che però ha di fatto anch'essa, col beneplacito del sindaco De Magistris, che dunque non è esente da colpe in questo senso, va verso la privatizzazione proprio perché scadeva alla fine dello scorso anno il contratto tra Regione e Comune rispetto alla regolazione del trasporto pubblico cittadino. Di fatto questo apre la strada a una serie di gare d'appalto, in cui interverranno multinazionali privatizzando e quindi ulteriormente anche il trasporto pubblico cittadino, che come sappiamo non è secondo a quello di competenza regionale per inefficienza e per le mancanze. È interessante leggere un rapporto che stila appunto l'Istat in base alla qualità del trasporto pubblico in Campania in relazione al dato nazionale, e vi leggo alcuni dati che sono emblematici della situazione disastrosa di cui parlavo. In particolare in Campania troviamo la percentuale 0,4 autobus rispetto a 1000 abitanti, su 1000 abitanti, in contrapposizione allo 0,8 del dato nazionale. Sono attivi 370 treni con un'età media di 20 anni, il che vuol dire che ci troviamo di fronte a strutture obsolete, a mezzi obsoleti che non sono in grado di assicurare un trasporto pubblico non solo magari di qualità, ma proprio che rispetti i minimi standard per poter viaggiare. Inoltre, rispetto alla media nazionale, in Campania il 65% dei treni supera i 15 anni di attività contro il 40% del dato nazionale. E nonostante questa situazione disastrosa, si legge sempre nel rapporto dell'Istat che l'investimento della Regione Campania per il triennio 2018-2020 ammonta investimenti pari a 4 euro per abitante, al di sotto dell'intera media del Mezzogiorno. Questo fa capire come di fatto il trasporto pubblico, così come la sanità, l'edilizia, l'edilizia scolastica e gli altri settori che rappresentano la gran parte della spesa pubblica della Regione Campania, siano ben distanti da quegli standard minimi di qualità che dovremmo, in quanto studenti, lavoratori che lottano per il proprio futuro e per una società migliore, rivendicare. Di fatto la chiusura delle scuole, come sappiamo bene, è direttamente frutto di un ragionamento politico volto in questo senso del Presidente, perché è chiaro che con tutte le mancanze che evidenziamo nelle scuole, è stato accertato che di fatto il contagio, più che effettivamente nelle scuole, si diffondeva nei mezzi di trasporto che conducevano appunto gli studenti nelle scuole. Per tal motivo ovviamente De Luca che cosa fa? Chiude le scuole, come diceva appunto Salvatore nella reazione di ogni ordine e grado, per camuffare di fatto, per occultare le sue mancanze a livello politico per quanto riguarda l'investimento nei trasporti, che come quello nella sanità è stato falcidiato al pari, se non di più, delle amministrazioni regionali precedenti. Per questo io credo che dobbiamo avere come studenti e come lavoratori tutta l'indignazione possibile nei confronti di questa gestione criminale del trasporto pubblico, della sanità, come di altri settori che ci interessano direttamente, e dobbiamo avere quanto più possibile la lucidità per comprendere e per andare oltre quel fumo che attorna alla Regione Campania rispetto a questa propaganda, anche rispetto alle ultime dichiarazioni che faceva De Luca. Non possiamo essere criminalizzati come studenti, come lavoratori per la movida o per altre cose del genere, quando sappiamo benissimo che i luoghi di diffusione del contagio sono ben diversi dalla semplice movida e riguardano appunto le mancanze strutturali che vengono portate avanti. Lottiamo appunto, come diceva Salvatore, ed è presente anche questa rivendicazione sacrosanta nel nostro volantino, per il raddoppio e la gratuità del trasporto pubblico, ma anche per misure di carattere emergenziale che sarebbero potute essere prese in questo periodo, e cosa che non è stata fatta, per esempio la requisizione di bus turistici privati per finanziare e per agevolare la mancanza di un trasporto pubblico. Anche questa cosa non è stata fatta perché chiaramente avrebbe intaccato gli interessi della proprietà privata e delle società private dei mezzi pubblici. Ovviamente il governo, neanche in un periodo di emergenza, non mette in discussione il dogma della proprietà privata, non mette in discussione i grandi patrimoni. Piuttosto che chiudere, preferisce cavarsela appunto con misure transitorie come quelle che stiamo vedendo nell'ultimo periodo.
Anche io sottoscrivo e rinnovo appunto l'appello che faceva Salvatore nella relazione per lottare appunto in direzione di queste rivendicazioni che non sono scontate e che non pioveranno mai dal cielo, ma sappiamo bene che appunto devono vedere un protagonismo degli studenti e dei lavoratori in quest'ottica. Ho finito. Ok, allora il prossimo intervento è di Michele De Sanctis, grazie Vincenzo. Rinnovo l'invito a tutti a segnarsi se hanno qualcosa da dire, anche per domande, scrivendolo in chat oppure alzando la manina. E lascio la parola a Michele, gli attivo l'audio. Ecco. Grazie. Mi sentite? Sì. Allora, ciao a tutti, io sono Michele De Sanctis dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Francesco Caracciolo da Procida, provincia di Napoli. E volevo sottolineare come la chiusura delle scuole e il ricorso alla didattica a distanza avvenuta in questo periodo possa simboleggiare la poca importanza che il nostro paese viene attribuita all'istruzione. Questo strumento, infatti, sarebbe dovuto essere un po' come un salvagente di questo anno scolastico, ma insomma, alla luce delle numerose testimonianze, in primis degli studenti e dei lavoratori del settore, ma anche di indagini fatte insomma, dalla fase 1 fino ad oggi, capiamo che in realtà non è assolutamente adatta a questo fine. Una di queste indagini è ad esempio quella di Alma Diploma, che in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Alma Laurea ha eseguito nella parte terminale dello scorso anno scolastico, quindi un'indagine che andava a toccare ben 246 istituti e 73.286 studenti. Del quarto e del quinto anno di scuola superiore. Ed è emerso da questa indagine che il 72% circa degli studenti è convinto del fatto che la didattica a distanza non sia all'altezza della didattica in presenza e ben 4 studenti su 10, fra quelli intervistati, ritiene di non aver avuto una preparazione adeguata per affrontare il prossimo anno scolastico o l'esame di maturità incombente. E questi problemi, questi disagi, interessano tutte le età, come dimostra l'indagine invece di Save the Children, dalla quale si evince che circa uno studente su 5 incontra maggiori difficoltà a fare i compiti rispetto al passato, questa indagine presa tra bambini di età fra gli 8 e gli 11 anni, e addirittura un bambino su 10 non si connette o lo fa meno di una volta a settimana alle lezioni a distanza. Ma a questo scenario, che già di per sé è drammatico, va detto che la didattica a distanza viene applicata in un contesto di diseguaglianza e arriva a esasperare le disomogeneità delle condizioni delle famiglie italiane. La maggiore fatica, infatti, nel seguire le lezioni sono delle difficoltà dei più fortunati. Stando ai dati raccolti dal portale scuola.net, infatti, circa un alunno su 5 non ha un dispositivo personale con cui poter studiare, e al sud questa mancanza, questo dato, raggiunge quasi 2 studenti su 5. Il problema poi si moltiplica, ovviamente, se nella stessa casa abbiamo 2 o più ragazzi che devono seguire le lezioni e sono quindi costretti a dividersi il computer. Poi c'è il problema della connessione. Secondo i dati Istat, ben una famiglia su 4 in Italia non dispone della connessione internet a banda larga sufficiente a seguire le lezioni. E c'è anche da dire che non tutti hanno la fortuna di avere una casa con uno spazio adeguato dove seguire le lezioni. Capiamo quindi che con la didattica online il diritto all'istruzione è semplicemente non garantito a tutti
I più deboli sono molto spesso sono impossibilitati alla garanzia di questo diritto, a fruire di questo diritto. Sono del parere quindi che l'attività scolastica debba essere riconosciuta come un'attività fondamentale e alla luce di questa constatazione penso sia opportuno lottare affinché vengano raggiunte le condizioni tali che questa possa essere svolta efficacemente, in presenza e in sicurezza. Finito. Grazie Michele. Allora, adesso ci sono io, un attimo che mi fisso il video, così mi vedete. Ok, e dopo di me c'è Marzia Ippolito. Ok, allora intervengo brevemente per dire che credo questa discussione debba porre in evidenza che il dibattito che c'è attualmente in corso tra De Luca e Lazzolina rispetto a quanto le scuole siano dei luoghi sicuri è un dibattito falsato, perché effettivamente non lo sanno né il governo né i governatori. La scuola non esiste nel vuoto e quindi parlare di scuola sicura è logico nella misura in cui non lo è, se non lo sono i mezzi con cui recarsi a scuola, nella misura in cui se mancano medici negli ospedali, figuriamoci anche solo pensare l'idea di stabilire delle infermerie a scuola con dei medici che possano intervenire in casi di emergenza. Questo significa che la scuola non esiste nel vuoto. E in più la scuola non esiste neanche nei piani di questo governo, né dei governi precedenti, perché è completamente venuta meno l'idea di inserirla in un piano rigoroso. Ed è un dibattito falsato perché esistono scuole più sicure di altre. Parlare di scuole come luoghi sicuri in effetti maschera e nasconde una realtà che già prima dell'emergenza era fatta di scuole con una profonda differenza tra scuola e scuola di una stessa città, tra città diverse, tra centro e periferia e così via. E in un contesto in cui si è cominciato a parlare tardi e male, cioè ad agosto, dei banchi e mascherine, si è dimenticato di affrontare un tema decisivo come questo, quello della differenza tra le scuole, che il contesto emergenziale in cui siamo ha acuito ancora di più, il che si è visto con la didattica a distanza, ma non solo, anche al momento della riapertura. I giornali infatti ci dicevano che la riapertura delle scuole doveva essere gestita dalle scuole, dalle singole scuole all'insegna dell'autonomia scolastica. E noi dobbiamo chiederci che cosa vuol dire, perché l'autonomia scolastica è una realtà da più di 20 anni e quindi chi è entrato a scuola come me, come gli studenti qui presenti dopo l'autonomia, perde di vista quelle che sono le cause che hanno spinto a ricorrere all'autonomia scolastica. L'autonomia scolastica significa che le scuole hanno delle competenze enormi che variano dal combattere la dispersione scolastica a gestire e reperire i fondi per le singole strutture. E già qui viene in luce un elemento fondamentale. Perché una misura di questo tipo? È uno scaricabarile, è il modo in cui si supplisce ai continui tagli di finanziamento della scuola, tagli che vanno avanti davvero da anni in misura costante. Basti pensare che quanto l'Italia spende rispetto al totale della sua spesa pubblica nella scuola la colloca all'ultimo posto in Europa, e non dimentichiamoci che il ministro precedente a Lazzolina si dimise proprio sulla questione dei mancati finanziamenti alla scuola. E anche in un contesto emergenziale come questo, di fatto tutto il costo, tutto il peso di gestire la riapertura è stato scaricato sulle singole scuole, che poi significa anche sulle singole famiglie. Ecco perché ogni discorso che noi facciamo sulla scuola finisce fuori dalla scuola e ci pone di fronte all'esigenza di rispondere alla domanda dove la scuola si colloca in questa società oggi. Ora, in assenza di finanziamenti, chiaramente ci sono delle strade alternative che la scuola prova a seguire per reperire dei fondi. Anzitutto chiedendole alle famiglie con i contributi scolastici, che sono teoricamente volontari, ma che diventano non solo sempre più alti, ma anche obbligatori, e soprattutto rivolgendosi al settore privato, rivolgendosi all'azienda. I legami tra la scuola e le aziende è un legame sempre più forte
e che è stato sancito per sacro vincolo con la buona scuola, una riforma di pochi anni fa, con l'alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo avuto modo di capire in questi anni cos'è l'alternanza scuola-lavoro, che si caratterizza per essere sostanzialmente questo. La scuola prova a presentarsi nel miglior modo possibile, che significa mascherare tutte le difficoltà che ha, così da ricevere finanziamenti dalle aziende e fornire in cambio studenti che possano lavorare per loro gratuitamente. E questa nella forma più pulita, perché poi ci sono forme becere come gli accordi con le grandi catene di supermercati che danno beni alla scuola in cambio della spesa che gli studenti compiono nei loro negozi e così via. E poi c'è appunto questo reperimento costante di fondi da parte delle famiglie. E il fatto che le scuole debbano presentarsi bene fa anche sì che ovviamente si provi, appunto come dicevo, a mascherare tutte le difficoltà e quindi ad attirare, magari per le scuole di diritto, continuare ad attirare solo famiglie benestanti. E questo è il motivo per cui 2 anni fa noi assistavamo a uno scandalo come quello di Roma, in cui una preside presentava online la sua scuola dicendo: qui vengono studenti della famiglia altoborghesi, ma non ci sono disabili. Così come a gennaio di quest'anno un ulteriore scandalo di questo istituto che si presentava online, diciamo, faceva una descrizione dei diversi plessi, diceva: questo è un plesso dove ci sono studenti dell'alta borghesia, quest'altro invece ci sono degli immigrati, ci sono studenti di estrazione sociale più bassa. Quindi proprio per segnalare, se volete mandare i vostri figli nelle scuole giuste, sapete dove rivolgervi. E questo è quello che succede. Oltre a pensare che esistono piattaforme online che fanno una comparazione tra i diversi licei per permettere alle famiglie di scegliere come educoscopio, che segnalano appunto in quale scuole ci sono stati risultati migliori, successi scolastici, quindi diplomi con voti più alti, successi universitari degli ex alunni e così via. E in che cosa si traduce questa differenza tra scuole e scuole? Noi l'abbiamo visto nel contesto dell'emergenza che abbiamo vissuto, che le scuole più ricche erano quelle che sono riuscite a passare subito in DAD, ad esempio. Sono quelle che hanno avuto meno difficoltà a riaprire perché avevano più spazi, più attrezzature, più strutture, ovviamente. E quindi sono quelle che hanno risposto meglio. Ci sono scuole come il Liceo Artistico di Napoli che per il triennio non hanno mai aperto. Questo significa la differenza profonda tra scuola e scuola. E le scuole sono ormai in competizione tra loro sempre di più, sono diventate delle aziende, come ogni azienda che si rispetti, hanno un capo che è il dirigente scolastico e dei dipendenti che sono i docenti. E il dirigente in questo contesto ha assunto dei poteri giganteschi. Con la pandemia ancora di più, perché dovendo gestire tutto il lato amministrativo, burocratico, organizzativo rispetto a come far ripartire le scuole, si sente poi in pieno diritto anche di imporre la propria disciplina, le proprie decisioni. I collegi docenti ormai sono diventati luoghi in cui il preside va a riferire le decisioni che ha assunto e i docenti devono acconsentire. Negli ultimi anni ci sono scandali su docenti che vengono puniti per cose davvero becere. C'è il docente che si è alzato durante il collegio docenti per contrastare una decisione che è stata presa, quello che viene beccato a usare un linguaggio colloquiale con gli studenti e così via. Sono questi motivi che permettono a un preside di sanzionare un docente. E quindi il potere decisionale degli studenti e dei docenti nelle scuole è completamente venuto meno. Noi ci ribelliamo a questa situazione, ci ribelliamo all'autonomia perché ci ribelliamo alla differenza che esiste tra scuole e scuole, tra scuole ricche e scuole povere, scuole di serie A e scuole B, e ci ribelliamo alla totale assenza di potere decisionale da parte degli studenti e dei docenti. Io mi fermo e lascio la parola a Marzia, attivando il microfono un attimo. Ok. E ovviamente rinnovo anche l'appello a segnarsi per chi vuol prendere la parola. Sentite? Sì. Ok. Non so se mi riuscite a vedere, però vabbè, l'importante è che mi sentiate. Io mi presento, sono Marzia, sono una ricercatrice universitaria e con questo breve intervento provo un po' a portare un punto di vista che è quello di una lavoratrice del mondo dell'istruzione pubblica,
sottolineando però un aspetto, ovvero che esiste tra i lavoratori e gli studenti del mondo dell'istruzione, sia dei licei ma anche universitari, un problema comune, e questo problema è come noi proviamo a tutelare fondamentalmente i nostri diritti in questa nuova fase che si è aperta con l'emergenza sanitaria del coronavirus. Innanzitutto volevo spendere due parole su quello che sta succedendo nell'università, perché nell'emergenza sanitaria l'università fondamentalmente è scomparsa dai radar. In questi mesi non si è parlato di un'implementazione dei fondi ordinari, non ci sono dei piani seri di assunzione dei precari, che nel mondo universitario sono il doppio rispetto ai lavoratori stabili, e non ci sono stati in questi mesi dei piani di normalizzazione della didattica a distanza. In una parola, gli universitari sono stati lasciati completamente da soli, e se trovavano un modo per poter proseguire gli studi, andava bene, e se non lo trovavano, andava bene lo stesso, nessuno si è occupato di loro. Alcuni atenei sono stati così indifferenti alla tutela del diritto allo studio che non hanno neanche predisposto un piano per il ritorno alla didattica in presenza, neanche a settembre. Altri invece hanno utilizzato delle forme di didattica mista, garantendo solamente alle matricole la possibilità di poter seguire in sede. Si è posto un problema però, perché data l'assenza totale di messa a disposizione di nuovi spazi, in alcune università campane, come per esempio il caso della Federico II, solo ad una parte delle matricole è stata data la possibilità di poter seguire in presenza, con forme che prevedevano la necessità di doversi prenotare ai corsi. E chi restava fuori non aveva neanche la possibilità, non gli era neanche garantita l'opportunità di seguire la lezione a distanza. Sulla scuola però è inevitabile che si sono concentrati i problemi più profondi. La pandemia infatti ha messo a nudo tutte le debolezze del sistema scolastico, quelle che Federica diceva nel suo intervento prima del mio, che erano presenti ben prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria e che ora nei fatti si stanno trasformando in un vero e proprio collasso generalizzato. Se vediamo a quello che è successo sul fronte del lavoro, ci rendiamo conto che in questi mesi c'è stato un boom di ricorso ai supplenti. Ci sono alcuni sindacati come la CGIL che calcolano che ne siano 122.000. Questo significa che un insegnante ogni sette è precario. Esistono appunto diverse forme di supplenza che possono essere sia annuali ma anche semplicemente di pochissimi mesi. Questo significa che concretamente molti lavoratori sono stati costretti a spostarsi anche dalla loro regione per andare in un'altra regione. Semplicemente per lavorare qualche mese. Eppure le stime della CGIL sono delle stime ottimiste, perché secondo altre fonti mancherebbero una cosa come 200.000 insegnanti, questo significa un precario ogni 5 professori, e mancherebbero altri 20.000 lavoratori nel mondo del settore amministrativo, i lavoratori ATA. E il governo che cosa ha fatto? Di fronte a questa carenza strutturale di insegnanti, ha attivato semplicemente quello che viene definito il contingente Covid, che è un personale scolastico, sia docente che amministrativo, che è stato assunto per far fronte all'emergenza sanitaria e a cui è stato scaricato completamente questa situazione. La cosa, diciamo, più criminale è che questi lavoratori sono dei veri e propri lavoratori usa e getta. Significa che così come sono stati assunti, quando l'emergenza sarà superata, ritorneranno nuovamente a riempire la sacca di disoccupazione che esiste nel nostro paese. Esiste un problema strutturale quindi di lavoratori e di insegnanti nel mondo della scuola.
Di fronte a questo, che cosa fa il ministro Azzolina? Fa partire un concorso straordinario che è partito ieri, che copre solamente 32.000 posti, a fronte della carenza di 200.000 posti, come dicevo all'inizio. A settembre però è partita la scuola, ed è partita nella maniera più confusa possibile, con cattedre che non sono state assegnate, con classi dove mancavano ancora moltissimi docenti, moltissimi professori. In alcune regioni è addirittura partita in ritardo, ed è per esempio il caso della nostra regione, dove appunto la scuola è partita il 24 di settembre. Stando solamente a quello che è la situazione della scuola in Campania, si deve considerare che mancano più di 2.000 insegnanti, c'è una carenza strutturale rispetto delle norme anticontagio, che rende fondamentalmente impossibile la possibilità di poter seguire la vita scolastica normalmente. Non sono arrivati termoscanner, non sono arrivate mascherine, non sono arrivati banche, tutto è fondamentalmente lasciato al volontarismo degli insegnanti, che di fronte alla carenza degli investimenti hanno dovuto trovare dei modi per poter continuare la didattica. L'altro giorno il nostro caro governatore De Luca è andato in TV, gli piace molto appunto apparire sugli schermi, siano questi dei social o delle televisioni, dicendo che erano stati forniti 3.000 euro a tutti gli istituti campani, quando invece non è mai stato così, non sono mai arrivati questi soldi. E questa è una delle tantissime bugie che si somma a quello che è il comportamento di De Luca, che è caratteristico da quando è iniziata la pandemia. De Luca è un parolaio, un bugiardo che parla sapendo di mentire. E la carenza dei docenti ha causato non solo il ritardo dell'avvio della scuola, ma anche l'applicazione dell'orario ridotto. Ci sono appunto alcune scuole dove mancano addirittura il 50% dei docenti, e questo è un paradosso se pensiamo alla mole di precari che potrebbero riempire quelle cattedre e quindi garantire il diritto allo studio per gli studenti. Fondamentalmente nel lockdown si sono appunto affidati, come dicevo, al volontarismo dei docenti. Due docenti ogni tre su tre hanno lavorato di più durante la fase di lockdown. L'80% dei docenti ha utilizzato il proprio computer personale per poter fare le lezioni e non quello fornito dalla scuola, e hanno dovuto sobbarcarsi di un carico di lavoro esageratamente più grande rispetto ai periodi normali, rinunciando anche agli organi collegiali, dove appunto i lavoratori della scuola possono confrontarsi per capire quello che sta succedendo materialmente di fronte ai loro occhi. Questo ha significato di contraltare che il potere dei presidi, che era già un potere esageratamente grande, autoritario, prima della pandemia, si è ulteriormente rafforzato anche in questa nuova situazione. Gli insegnanti ad oggi quindi sono tra i settori del mondo del lavoro peggio pagati e che hanno dei ritmi più pressanti. Dopo 7 mesi di DAD, che cosa è successo? Si è tornato nelle classi nelle stesse condizioni, in classi sovraffollate, con sezioni che sono state costrette a spostarsi da un plesso all'altro, senza banchi, e infatti vale la pena appunto dire che tra le promesse di De Luca c'era questa cosa dei banchi, ad oggi ne sono state consegnate solamente 4.000 in tutta la regione. E con i professori e il personale ausiliario che ha dovuto, oltre al proprio mestiere, anche improvvisarsi infermieri. Tant'è vero che appunto i presidi medici nelle scuole campane possono essere un po' considerati come le corse degli autobus nella nostra regione dopo le 23, cioè non sono mai esistiti. E questo ha ingolfato ulteriormente la condizione delle ASL, che ad oggi non riescono neanche più a processare i tamponi, e c'è un'emergenza dovuta anche a questa carenza di presidi medici all'interno degli istituti scolastici. In questa situazione, in caso di contagi nelle scuole, i lavoratori potevano essere richiamati anche per negligenza, rischiando dei provvedimenti disciplinari quando qualcuno si ammalava o contraeva il virus. Questa situazione che sto descrivendo
ha portato a un accenno di radicalizzazione degli insegnanti, che già oggi si esprime con alcuni presidi, con alcuni sit-in e anche in altre forme, che però peccano ancora di una frammentazione per la mancanza di volontà da parte del sindacato di mettere in piedi una lotta frontale contro questo governo. Per noi in questa fase la ragione non ce l'ha il ministro Azzolina, perché in 7 mesi, al di là di dichiarazioni astratte su quanto sia importante la scuola, non ha fatto minimamente niente, e la ragione non sta neanche dalla parte di De Luca, che con la sua ordinanza chiude per prime le scuole per non chiudere le fabbriche, i posti di lavoro non essenziali. Noi dobbiamo ribadire che questo dibattito tra governo e De Luca è un dibattito ipocrita, e basta vedere alla partita che ruota intorno all'apertura delle scuole elementari e medie per rendersene conto. Perché la possibilità che riaprano le scuole elementari e medie, o che per i giorni scorsi appunto ci sia stato questo dibattito, non è frutto della consapevolezza su quanto sia importante mandare i bambini a scuola, quanto piuttosto è legata all'imperativo di mandare i genitori al lavoro. Eppure, secondo alcuni rapporti, è inevitabile che i luoghi dove sono stati accertati più casi di contagio sono quelli della sanità, delle attività manifatturiere, dei trasporti e dell'immagazzinamento. Si è deciso di scaricare tutto sulla scuola e sugli studenti rispetto all'aumento dei contagi, per non andare contro gli imprenditori, contro Confindustria, ovvero l'associazione degli industriali, perché questi preferiscono far ammalare i propri lavoratori pur di continuare a fare soldi. Da questo quadro che cosa ne possiamo trarre? Cioè, che tipo di lotta serve? Innanzitutto occorrerebbe uno sciopero della scuola, in quanto i lavoratori dell'istruzione dobbiamo portare avanti questa parola d'ordine, denunciando anche tutte le mancanze del sindacato, che si sta limitando oggi a chiedere solamente dei tavoli di confronto con il governo invece di organizzare la rabbia dei lavoratori del mondo della scuola. Il governo ha dimostrato tutta la sua incapacità nel garantire il ritorno a scuola in sicurezza, e quello che emerge oggi su scala nazionale, cioè il ritorno alla DAD, è proprio la dimostrazione più palese di questa incapacità da parte del governo. Quello che però mi preme dire è che anche il ritorno alla didattica a distanza per noi non significa che dobbiamo smettere di lottare, anzi dobbiamo trovare le forme per metterci in connessione, per discutere, per organizzare la nostra lotta, sia in quanto lavoratori che in quanto studenti. Grazie Marzia. Leggo la lista degli interventi, c'è Rosa adesso, poi Noemi e per ultimo intervento Renato. C'è tempo anche per altri interventi, quindi mentre parlano loro tre, se qualcuno vuole prendere la parola me lo segnala, e adesso la lascio a Rosa. Buonasera. Dov'è? Buonasera a tutti, posso? Sì. Posso parlare? Sì. Allora, buonasera e grazie per avermi invitata a questa riunione. Io volevo, in poche parole, volevo dire questo. Prima di tutto volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno preceduto, ringraziando noi professori, noi docenti, del lavoro che abbiamo fatto e che facciamo ancora, e che purtroppo siamo costretti a non fare più, perché il rapporto con l'alunno non è la DAD, è il contatto fisico anche. Anche se da evitare in questo momento è quel rapporto umano che tu stabilisci con l'alunno in classe. Poi volevo dire questo. Io la cosa che denuncio con molta, purtroppo con dolore, io vedo che nelle manifestazioni, quelle che si fanno anche sotto il presidio, nei vari presidi sotto la regione, purtroppo ci sono pochi docenti, e questo è il male della nostra lotta. Io vorrei che voi studenti, che vedo di più, ci invogliaste e faceste le azioni per farci partecipare di più, perché è il nostro bene questo, non è il bene del lavoro o dello stipendio che è importante, ma il bene e il rapporto che noi stabiliamo con i nostri alunni. Poi una cosa soltanto, poi chiudo perché ci sono interventi dopo di me, c'è il personale A della mia scuola, della scuola media, ha lavorato un'estate intera a segare anche in banchi per far diventare a un solo posto,
e hanno messo anche i vari segna pavimenti in modo che l'alunno potesse sedersi nella massima sicurezza. Tutto questo è avvenuto. Sono stati fatti al mattino, veniva rilevata la temperatura, venivano disinfettati. Tutto questo lavoro di queste persone, di questi colleghi, del personale ATA è completamente vanificato per nascondere tutto il male che si fa alla scuola da anni. Quindi questo è il mio appello, se voi che ci aiutate a trovare delle strategie affinché noi docenti partecipiamo ad una lotta che è giusta per tutti quanti. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro che tutto ciò possa servire. Vi ringrazio, grazie di cuore. Grazie a te Rosa. Figurati, è un piacere poter parlare con tutti quanti voi, veramente fate in modo che noi scendiamo in piazza insieme a voi. Grazie, grazie di cuore. Ok, adesso lascio la parola a Noemi. Ciao a tutti, io sono Noemi e sono una studentessa del Coordinamento Nazionale Siamo la Testa. Io vi parlo da Milano. Ad oggi la mia regione e la vostra sono le più colpite dal Covid e presto seguirà anche il Lazio. Una cosa è chiara, che tutto questo non è il frutto di un destino cinico, ma ci sono delle precise responsabilità che hanno nomi e cognomi. Dopo la prima ondata a marzo, con la relativa chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, ci avevano promesso il ritorno di una scuola in sicurezza. Non hanno fatto assolutamente nulla, solo chiacchiere. Né la ministra Azzolina, né i presidenti di regione, né i presidi, né le istituzioni scolastiche hanno mosso un dito in quella direzione. E già alla ripresa mancavano più di 200.000 posti tra professori e personale ATA. I casi come quello del liceo artistico a Napoli, dove agli studenti del triennio non veniva garantita né la didattica in presenza né la didattica a distanza, è scandalosa. Trovo questa vicenda emblematica. E la voglio prendere come esempio per dimostrare la totale irresponsabilità delle istituzioni scolastiche, che a fronte di una legittima mobilitazione studentesca a cui abbiamo dato e diamo tutto il nostro appoggio, se ne sono lavati le mani dicendo che gli spazi erano insufficienti e che il servizio per la didattica a distanza, il server per la didattica a distanza non funzionava. Tutto questo a oltre 15 giorni dall'inizio della scuola. Per cui siamo arrivati alla situazione paradossale che una preside in regime di autonomia può tranquillamente arrogarsi la facoltà di disconoscere un diritto fondamentale come quello all'istruzione senza nessun impedimento. Siccome la situazione al liceo artistico di Napoli non era isolata, così come avviene anche qui a Milano, il governatore della Campania, nel suo stile autoritario, ha deciso di chiudere le scuole e così risolversi il problema degli spazi, dei server e dei trasporti inefficienti, dove gli studenti viaggiavano come in un pollaio. Beh, complimenti De Luca. Non hai risolto assolutamente nulla, anzi. In ogni caso, c'è chi lo batte ed è il governatore della Lombardia, che di fatto chiude le scuole, ma non ha neanche il coraggio di dirlo apertamente e finge che la didattica a distanza funzioni quando in realtà le scuole non sono per nulla attrezzate. Infatti non ci sono i dispositivi necessari e già prima di questo provvedimento c'erano centinaia di classi chiuse per il Covid. In seguito De Luca ha fatto un passo indietro sulle scuole di infanzia e penso che bisogna capire perché. Perché sia De Luca che Fontana, nonostante le divergenze politiche, su questo la pensano nello stesso modo, e cioè che la scuola secondaria è essenziale. La produzione deve andare avanti e quindi sostanzialmente si riaprono gli asili per permettere agli operai di andare in fabbrica. Ho visto di recente che ad Arzano, per la gravità della situazione sanitaria, hanno imposto un lockdown. Hanno chiuso scuole, hanno chiuso negozi, tutto si è fermato. Salvo i lavoratori della logistica, che hanno continuato a lavorare, quindi driver e magazzinieri di multinazionali come UPS, Amazon e altri. Una situazione che mi ricorda la Valseriana a marzo, dove
Coscientemente i lavoratori sono stati mandati al massacro per le pressioni di Confindustria. La prima cosa che voglio dire, rivolgendomi al governo e a De Luca, è che non avete fatto nulla per evitare questo disastro. La seconda cosa è che se ora la situazione è effettivamente grave e chiudete le scuole, allora dovete chiudere anche le fabbriche e le attività produttive, altrimenti siete solo degli ipocriti. Il coordinamento priorità alla scuola ha giustamente contestato De Luca dicendo che le scuole andavano riaperte e che lui, da irresponsabile, le aveva chiuse. Simpatizzo molto per questa posizione e noi come coordinamento Alziamo la Testa l'abbiamo difesa a partire dalla nostra assemblea del 6 giugno, in cui chiedevamo il ritorno a scuola in sicurezza, ma in maniera altrettanto ferma dico che se per colpa di un governo irresponsabile, di governatori irresponsabili, e qui rientrano maggioranza e opposizione, di presidi irresponsabili, di istituzioni irresponsabili, non si può garantire il ritorno a scuola in sicurezza, allora non mandiamo al macello i giovani, ma piuttosto dobbiamo garantire dispositivi, aule speciali, condizioni di studio a distanza che permettano di mantenere livelli accettabili di istruzione. E bisogna fermare la produzione per poter tornare al più presto a scuola in condizioni sicure. Se non si fanno le spese necessarie per rendere tutto questo possibile, i politici ci stanno dicendo che della scuola, dei giovani, non gliene frega niente. Come Alziamo la Testa nazionale, oltre ad esprimere la solidarietà ai nostri compagni campani, prendiamo la responsabilità di organizzare la mobilitazione, perché si possa presto tornare a scuola senza rischiare la vita dei giovani e delle loro famiglie, studenti e insegnanti uniti. E noi chiediamo più soldi alla scuola, più aule, più professori, più treni e autobus, più dispositivi e meno autoritarismo nei presidi. Per una scuola aperta, democratica. Per questo continueremo a batterci con più forza ancora nel momento in cui chiudete scuole e università. Noi siamo ancora qua e non vi salverete dal movimento chiudendo le scuole. Ci mobiliteremo davanti ai provveditorati, alle sedi regionali, per ottenere la riapertura delle scuole in sicurezza. E ci rivolgiamo alla CGIL, Cobas e agli altri sindacati presenti in priorità alla scuola, perché si arrivi presto a uno sciopero generale e si metta fine a questa vergogna. E direi, se non ora, quando? Grazie Noemi. Adesso c'è Renato. Ci sei, Renato? Sì, mi sentite? Sì. Ciao a tutti. Mi presento, io sono Renato e sono uno studente appunto di liceo artistico di Napoli. Mi trovo con tutto quello che è stato detto e l'anno scolastico per noi studenti del liceo artistico di Napoli era partito con tante promesse da parte della scuola, promesse che non soltanto non sono state mantenute, ma che addirittura noi studenti, quando siamo arrivati all'estremo quando siamo arrivati ad una condizione estrema e quindi siamo esplosi e siamo andati a protestare fuori la scuola, la dirigente scolastica ci ha trattati come praticamente gli ultimi della scala sociale, come se fossimo praticamente degli estranei, quando in realtà siamo noi studenti che facciamo andare avanti grazie alla somma che paghiamo ogni anno alla scuola e a tutti gli altri ingaggi che noi studenti facciamo nella scuola, che siamo veramente stati trattati come delle pezze. Quindi voglio sottolineare assolutamente la enorme incompetenza dei dirigenti scolastici in questo stato emergenziale. Personalmente la DAD non è scuola, cioè noi ci colleghiamo e non soltanto i mezzi che la scuola ha fornito, quindi i computer della scuola non funzionano e addirittura le cuffie che vengono date ad ogni insegnante per poter avere una comunicazione con noi studenti ottimale è praticamente impossibile, perché i computer sono vecchi,
perché evidentemente i soldi non vengono ingaggiati nelle giuste quantità per questo tipo di mezzi, cosa che trovo assurda nel 2021, e nel 2020 non ingaggiare più soldi sui mezzi tecnologici, siccome il futuro è la tecnologia. E trovo ancora più assurdo che gli insegnanti non sono stati educati a saper utilizzare i mezzi tecnologici in maniera ottimale. D'altronde, un'altra cosa assurda è che noi studenti del liceo artistico facciamo dei laboratori che in DAD è impossibile fare. E quindi noi ci colleghiamo dalle 8 del mattino fino all'1 di pomeriggio, praticamente senza fare niente, in quelle 4-5 ore di laboratorio sia di scultura che di pittura. E quindi veramente tengo a sottolineare tantissimo l'incompetenza sia di De Luca, che non ha saputo assolutamente affrontare questo stato emergenziale in cui ci troviamo, facendo ordinanze su ordinanze, ma alla fine ci ritroviamo sempre peggio, e all'incompetenza dei dirigenti scolastici. Ma non solo della mia scuola, di tutte le scuole di Napoli, perché chi più, chi meno, tutti quanti ci troviamo in una situazione, noi studenti, veramente pessima. E quindi io faccio un appello appunto a tutti gli studenti d'Italia di riunirci tutti insieme per combattere questo schifo che sta avvenendo in questi periodi così difficili come appunto questi ultimi anni. Grazie Renato e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. E adesso c'è Vittorio Polizzi che concluderà il dibattito. Ciao, mi sentite? Sentite? Sì. Ok. Allora, innanzitutto inizio, diciamo, la conclusione partendo dalle cose che sono state sollevate durante l'assemblea, e voglio rispondere, diciamo, ai vari interventi che hanno sottolineato alcuni aspetti particolari che però sono particolarmente importanti da sottolineare per capire la natura proprio generale la necessità di una ristrutturazione generale del sistema scolastico che c'è in questo paese per metterlo, diciamo, per cambiare la situazione e la sua qualità, oltre che, diciamo, che per la semplice necessità di metterlo in sicurezza rispetto al coronavirus. Io ringrazio Rosa, che ci ha lasciato purtroppo, che è dovuta andare via, rispetto aver sottolineato la questione dell'unità, cioè della necessità dell'unità tra gli insegnanti e gli studenti. E questo è fondamentale perché il sistema scolastico è ovviamente uno di quei, un sistema complesso che coinvolge milioni di studenti e centinaia di migliaia tra docenti, personale ATA e personale del ministero, delle amministrazioni che vi sono connessi attorno. E quindi una lotta, diciamo, alla fine per il cambiare questo... il sistema scolastico diventa una lotta che tocca tutte quante le generazioni che ci sono, che tocca tutte quante le generazioni. In particolare voglio ricordare il fatto che le grandi conquiste sono state fatte in questo ambito, sono state fatte attraverso delle lotte, quelle del 68, il 69 e tutta la scia degli anni 70, che sono state delle lotte di unità tra gli studenti e lavoratori. Questa è una tradizione che si è un po' persa negli anni, nei decenni si è persa. In generale si è persa una tradizione di lotta generale di massa, e in questo sono inclusi, diciamo, le colpe delle dirigenze sindacali, appunto, di cui dicevano meglio i compagni prima. Ma se si vuole provare a cambiare la situazione, queste tradizioni devono essere riprese. E noi ci troveremo, io penso, non so a breve, non si può mai dire, non si può mai fare pronostici su queste cose, però io penso che ci troveremo in situazioni in cui si paleserà la necessità di una lotta unita, e vedremo professori e studenti a fianco nelle stesse piazze e a condurre la stessa lotta. L'idea che i professori sono nemici degli studenti ce la dobbiamo togliere dalla testa, perché è vero che magari sono qualche singolo, qualche
come dire, persone isolate che magari hanno, come dire, idee non condivisibili o che si pongono in maniera autoritaria nei confronti di studenti, ma appunto si tratta di casi singoli. La categoria invece professionale dei docenti è tutta un'altra storia e, come dire, bisogna togliere questa distinzione dalla nostra testa. E poi vorrei anche ringraziare Renato rispetto a quello che ci ha detto rispetto a scuola sua, l'Artistico di Napoli, perché sottolinea perfettamente come il sistema scolastico non possa essere un sistema concepito come un'azienda, concepito in maniera verticale. Il dirigente scolastico non è Dio, non ha le capacità neanche di gestire da solo, mettendosi tutto il peso sulle proprie spalle, un sistema complesso come quello di una scuola. E in questi periodi di crisi si vede perfettamente. Il cammino dell'autonomia scolastica ha fatto disastri e l'idea di eliminare la democrazia all'interno degli istituti, eliminando il potere dei professori, eliminando alla fine il potere degli studenti e lasciando solo quello della presidenza dell'amministrazione, si rivela alla fine come un'idea non solo antidemocratica, ma sbagliata anche poi nella concreta capacità di gestire l'amministrazione di tutti i giorni del sistema scolastico. Ora, ci ho detto, noi ci troviamo di fronte alla possibilità concreta che chi tra governo, chi tra le regioni, tra presidenti delle regioni, eccetera, ci chiudano le scuole e le università per tutto l'anno scolastico e per tutto l'anno accademico. E la concreta possibilità che abbiamo di fronte a noi oggi è quella di stare davanti a uno schermo 5 giorni su 7 della settimana, 6 ore al giorno magari, a fare un surrogato di scuola. Non penso che prenderanno nessuna misura efficace contro il coronavirus che riuscirà a invertire la tendenza, diciamo, dei contagi. E quindi ad oggi il rischio che l'ordinanza si prolunghi almeno fino alle feste di Natale, ma poi anche fino oltre per tutto il resto dell'anno, è un rischio molto concreto. Non solo questo, ma gli studenti svedranno anche la vita sociale, la propria vita sociale ridotta al minimo. Non si può uscire la sera, non si potranno vedere le persone in casa propria, non sono ammesse altre attività di tipo ricreativo o culturale, anche assemblee di associazioni, sono vietate anche assemblee di associazioni culturali o cose del genere. E questa pandemia si abbatterà in maniera molto pesante sullo sviluppo dei ragazzi, non solo da un punto di vista della formazione scolastica, ma anche da un punto di vista della formazione alla socialità e della formazione psicologica personale. Si pensi, io voglio sempre, diciamo, riallacciarmi a quello che diceva Rosa prima, i bambini delle elementari sono particolarmente colpiti, perché sono quella fascia di studenti che in quegli anni della loro formazione imparano a leggere, a scrivere, a socializzare, a muoversi, o anche solo a studiare, e questi effetti, diciamo, che poi le mancanze di questi anni si potranno ripercuotere a lungo termine in tutta la vita di questi bambini. Per cui, come dire, è una fascia assolutamente più debole, e questo, diciamo, che esposta tutto il peso del loro apprendimento sulle singole famiglie, che non possono però improvvisarsi dal nulla insegnanti e tutori. Allora, una riflessione fondamentale da fare è che noi vediamo in questa fase come la società capitalista sia sostanzialmente incapace di far fronte a qualunque genere di crisi. Cioè, chi è più giovane non ha mai visto questo sistema economico al di fuori di una spirale di crisi. Io ho pochi ricordi di prima della crisi del 2008 e penso la maggior parte dei partecipanti a questa assemblea. E prima ancora che quella enorme crisi si fosse conclusa per il paese, cioè prima ancora che il paese si riprendesse da quella crisi, oggi ci troviamo a affrontarne un'altra ancora più grande. Se poi ci si mette in più la possibilità di eventi imprevisti, come ad esempio una malattia, vediamo come non c'è proprio la capacità di poter rispondere, non vi è proprio la capacità di potervi rispondere. In fin dei conti il coronavirus non è una malattia da fine del mondo, eppure comunque vi è stato, come dire, una totale, un
totale incepparsi del sistema politico nei suoi confronti. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione perché la difesa del profitto si è messa in mezzo alla gestione della pandemia. Infatti, la principale preoccupazione che c'è stata da parte del governo in generale, tutta la classe politica durante questa pandemia, è stata quella di dedicare ogni euro di spesa pubblica, ogni intervento per il salvataggio e l'aiuto alle imprese, alle grandi aziende, piuttosto che per tutti gli altri settori. Salvataggi che comunque non andranno a, come dire, a agevolare la posizione, cioè non andranno a ripercuotersi sulla posizione dei lavoratori e delle persone che stanno alla base di queste imprese e di queste aziende, perché come sappiamo non appena toglieranno il blocco dei licenziamenti faranno licenziamenti per centinaia di migliaia di persone, mentre intanto grazie a questi aiuti si sono potuti permettere di mantenere gli stessi livelli di profitti e di dividendi di prima della crisi. Per farvi capire di cosa stiamo parlando, come sapete c'è questo fondo, diciamo, di aiuti che l'Unione Europea sta dando a tutti i paesi dell'Unione e anche all'Italia, che è il Recovery Fund, che ammonta a bene o male 200 miliardi di euro, e su questi 200 miliardi di euro solo il 10%, 20 miliardi, sono stati promessi, e sottolineo questa parola promessi, sono stati promessi alla scuola. Dico promessi perché ce ne passa tra stanziare fondi e anche poi spenderli rispetto ad annunciarli. Ora, 20 miliardi può sembrare tanto, però 20 miliardi è semplicemente un terzo della spesa pubblica che ogni anno lo Stato fa per il mantenimento del sistema scolastico in Italia. Figuriamoci se con un terzo della spesa che si fa ogni anno si possono risolvere i problemi strutturali della scuola, figuriamoci se si possono mettere le scuole in sicurezza. E anche se in linea teorica astratta questi soldi sono del tutto insufficienti, poi nel pratico trovano comunque dei modi di sperperarli e di spenderli male. Il caso esempio dei banchi dell'Azzolina, che sono costati un appalto di 200 milioni di euro e che prese a singolo banco costano mediamente 300 euro. Una spesa folle, diciamo, per un pezzo di mobilio, tutto sommato non di così grande pregio. Stiamo parlando del fatto che l'unica misura presa dal Ministero, questa qua dei banchi, è stata attuata talmente male che non sono ancora arrivati la maggior parte dei banchi in tutte le scuole d'Italia, e prima che arrivassero gli stanno iniziando a chiudere le scuole. Cioè l'unica misura che hanno preso non hanno neanche fatto in tempo a prenderla prima che dovessero chiudere tutto. Magari questi banchi arriveranno pure, ma saranno nelle aule vuote, parcheggiati così. In contrasto, per contrasto con i soldi che vengono dati alla scuola, vediamo quanti soldi vengono invece dati alle imprese e alle grandi aziende, e vi segnalo che solamente alla Fiat, una singola impresa, anche se un'impresa grande, comunque una singola impresa, sono stati dati come misura di salvataggio 7 miliardi di euro da parte del governo come prestiti garantiti dallo Stato. Quasi la metà di quello che poi è stato dato alle scuole. Questo per farvi capire dove sta la priorità. E il fatto che l'unico tentativo di mantenere le scuole aperte sia da parte del governo e da parte delle regioni, sia nei confronti delle scuole elementari, degli asili e delle scuole medie, è dovuto al semplice fatto che le associazioni padronali del paese stanno facendo una forte pressione per mantenere le scuole aperte e per poter permettere ai genitori di andare a lavorare. Infatti, non so se vi ricordate, ma subito dopo l'ordinanza 79 di De Luca ha fatto subito dei passi indietro e ad oggi ha detto che sta considerando la riapertura delle scuole elementari, rimettendo la decisione all'unità anticrisi della regione. Poi oggi ho visto sulle notizie che ci sono state altre dichiarazioni di De Luca in senso più restrittivo, quindi non sono aggiornato proprio all'ultimo momento. Un'ordinanza simile a quella che ha preso De Luca è stata presa anche dalla regione Calabria, e questo sapevamo è stata presa proprio nelle ultime ore. Era chiuso infatti le scuole medie e i licei, lasciando aperte le elementari e le scuole dei più piccoli.
sapevamo che l'ordinanza avrebbe, che era solo, come dire, l'ordinanza di De Luca sarebbe stata una apripista che altre regioni avrebbero seguito, perché la situazione alla fine, così come gestita in generale a livello di paese, portava inevitabilmente a questo. Ora, la nostra posizione sull'ordinanza di De Luca è questa: non si può pensare di tutelare il diritto alla salute sacrificando tutto il resto di altri diritti. La DAD può diventare, cioè non deve e non può diventare una soluzione strutturale al problema del coronavirus. Va bene utilizzarla in caso di emergenze, bisogna anche essere flessibili in queste situazioni così, però appunto le emergenze vanno prima, si deve cercare di evitarle. Prima mi devi raddoppiare gli autobus, dimezzare le classi, prima mi devi mettere gli infermieri a scuola e mi devi misurare la febbre all'ingresso, prima mi chiudi le attività economiche non essenziali e mi fai un sistema di tracciamento e di prevenzione dei contagi serio. E poi, dopo tutto questo, se non funziona, mi puoi mettere in DAD. Ma se invece fai il ragionamento contrario, pensi di chiudere le scuole, così non devi fare tutto il resto, chiudo le scuole così non devo aumentare i trasporti, chiudo le scuole così non devo chiudere le altre attività economiche, non mi stai salvando dal coronavirus, mi stai sacrificando sull'altare del coronavirus. In questo senso, la difesa del diritto alla salute, che è sacrosanto e per la quale noi ci battiamo, sulla bocca di De Luca viene venduta con un affetto paterno, cioè come un con i toni di affetto paterno e di un presidente severo ma giusto, ma altro non è che una copertura per le proprie scelte politiche ignobili e per la propria incompetenza. Se veramente si ha a cuore il diritto all'istruzione, la DAD deve essere organizzata con gli strumenti giusti, come dicevano i compagni prima di me, con i dispositivi, con le riconnessioni internet gratuite, illimitate e stabili, e con tutti gli accorgimenti del caso. Un'altra considerazione con la quale chiudo, che mi viene da fare, è questa. Questa fase può, come dire, essere vissuta da parte degli studenti con molta rassegnazione. Cioè, il primo impatto psicologico che ha questa ordinanza, in generale la chiusura delle scuole, e in generale anche la chiusura di tutto il resto e l'azzeramento della vita sociale, è quello là dello sconforto o della vera e propria depressione per i ragazzi. Il punto è, questo perché l'isolamento ovviamente ha un impatto psicologico forte. Il punto è che se ad oggi noi magari vediamo rassegnazione, non è, come dire, uno stato d'animo che può durare a lungo. Infatti questi momenti di, come dire, che segnano una generazione intera, sono dei momenti cruciali di svolta nella storia. E io penso che ben presto questi sentimenti lasceranno il passo, uno, alla rabbia nei confronti dell'incapacità di garantire un minimo di servizi, un minimo di vita combattendo questa pandemia, e due, la voglia di rispondere a tutto questo. Infatti l'altra opzione che noi abbiamo, piuttosto che darci lo sconforto, è quella di cercare di dare una risposta collettiva a questa gestione, come diceva Vincenzino, criminale della pandemia, e tenerci in contatto, formarci politicamente, coinvolgere altre persone, prepararci, diciamo, a quelli che poi potranno essere le esplosioni sociali che vedremo in futuro. Noi paese dopo paese vediamo in tutto il mondo che c'è una risposta organizzata alle persone rispetto alla gestione del coronavirus, e in generale c'è un rifiuto, come dire, generale di una società che sta facendo il suo tempo. E inutile che vi cito i paesi, li abbiamo visto negli Stati Uniti, ora in questo momento vediamo delle proteste gigantesche in Indonesia, in Europa l'abbiamo visto in Spagna con le proteste contro i lockdown classisti che chiudevano solo i quartieri poveri delle città. Io penso che l'Italia sia un calderone da questo punto di vista di risentimento e anche di voglia di cambiamento, e basta una minima occasione giusta, una minima miccia che dia il via, che tutto quello che c'è sotto la superficie può esplodere da un momento all'altro. Quindi vi invito, diciamo, a tenerci tutti quanti in contatto, vi invito a coinvolgere altre persone in questo percorso che stiamo costruendo e a sentirci anche personalmente e a cercare di arrivare agli studenti
con i metodi che possiamo utilizzare ora. Magari non potremmo fare un'assemblea d'istituto, però possiamo fare tutto il resto, possiamo contattarli, possiamo cercare di creare dei collettivi, possiamo, si può anche cercare di impostare un'attività di discussione di, appunto, di politica a scuola sulla base di Zoom. Io quando stavo a scuola l'ho fatta questa cosa. Quindi, niente, vi invito, diciamo, a tenerci in contatto e penso che ad oggi ancora non ho nessun appuntamento, certo, però penso che sicuramente ci rincontreremo in un'assemblea del genere nelle prossime settimane, o di carattere locale o di carattere nazionale. E niente, vi ringrazio a tutti di aver partecipato e lascio la parola a Fede che è la moderatrice. Grazie Vittorio, io raccolgo l'invito di Vittorio e lo rinnovo, vi segnalo la pagina Facebook del coordinamento che ha organizzato questa assemblea, il coordinamento Alziamo la Testa, e ovviamente l'invito è a seguirci. In questa pagina voi troverete documentato l'intervento che facciamo ogni giorno e continueremo a lavorare in presenza se ci sarà possibile o online, come diceva Vittorio. Noi anche durante il lockdown abbiamo continuato a svolgere la nostra attività politica, anzi questo coordinamento è nato durante il lockdown con le assemblee online che sicuramente continueranno, e quindi l'invito è sì a restare in contatto con noi e soprattutto a lottare con noi. Grazie a tutti. Thank you.